Salve a tutti ragazzi e bentornati dopo tantissimo tempo con la 21esima parte di Pokémon Mystery Dungeon Squadra Blu, che avevo diciamo interrotto per problemi. Infatti diciamo che nel frattempo dovevo fare bianco, quindi ho sospeso un po' le cose. Inoltre avevo un problema con il dungeon Rudo del Sepolto e poi dovevo aggiustare altre cose nel frattempo, diciamo fixare, insomma, ecco. Allora, oggi abbiamo Rudo del Sepolto e partiamo da questa letterina qua che c'è nella nostra cassetta. Gazzetta Pokémon Extra. Scoperto un Rudo del Sepolto. Misteriose rovine scoperte nel sottosuolo. È rimasto nascosto a causa di un cratere formatosi in seguito alla caduta di un meteorite. Il Rudo del Sepolto pare risalire alla notte dei tempi. Si parla di tesori, ma anche di Pokémon risalenti ad un'epoca antica. Non si parla d'altro che del Rudo del Sepolto in piazza Pokémon. Bene bene. E immagino che Shiftry debba dirsi qualcosa in proposito, no? Ok, si trova nella giungla sud-est. Grazie di questa informazione preziosissima. Ok, abbiamo l'accesso. Sceptile e io. Adesso quindi andiamo nel bellissimo e misteriosissimo Rudo del Sepolto. Eccoci qua. Dobbiamo salvare il gioco prima di entrare e speriamo in bene. Ok, eccoci all'entrata. Dunque, aspettate. Ok, abbassiamo un po' il volume. Ok, subito un Golbat che vuole morire, però accontentato. Ok, fossa. Buono. Un attimo. Ok, ci sono. Breccia. Oh, Sneasel. Una faccia nuova. Aio. Scoppio trappola. Aio. Cerchiamo di arrivare alle scale faticosamente. Perfetto. Ho preso un combinatore che non mi serve. Ah, come vedete adesso ho onda calda, perché come vedete prende tutti i nemici nella sala. Ok, bene. Adesso prendo un attimo il ginseng. E Ale, mossa potenziata. Cosa sei tu? Revito il seme. Calmamente. Potrebbe tornare utile. Meglio prendercelo. Ok, un in-out che fa splash. Ok. Neanche fossero Magikarp. Ma ok. E andiamo avanti. Dobbiamo arrivare al 15 come prima tappa. Bacca cedro. Ok, PS aumentati di 2. Piuttosto che niente, direi. Che è già un inizio. Allora, semitraglia, perfetto. Dai. Olle. Altro Sneasel. E ancora. Vabbè. L'unico problema è che adesso con... cioè, essendo lanciafiamme assente, devo aspettare di essergli vicino. O comunque nella stessa sala. Perciò... ok, bravo che gli hai assorbito l'energia. Perché non ti ho chiamato Cell? Caro Sceptile. Vabbè. Battuta un po' squalida, però ci stava.
Almeno per me ci stava. Altra bacca cedro. Beh, io vedo che sono quello con meno PS, quindi è buono per me, bacca cedro. Lasciate perdere quella cosa lì di prima. Mi sono, diciamo, mischiato due cose assieme parlando. Vabbè. Gravel roccia. Ok. Lì c'è un MT, non la voglio. Qui c'è un Raticate. Ciao. Moriresti? Grazie. Proviamo onda calda. Molto buono. Ok, uno strumento che non ci serve. Eva di sfera. Ok. Però io ce l'ho già, come vedete. Scambio calmamente con Mela. Ora che ci ripenso. Allora, vi dico che il primo dovrebbe essere... perfetto. Dovrebbe essere Regirock. Al 15° piano, come ho già detto. Ok, Tumon-chan. Anche lui è uno che non abbiamo mai visto. Hitmonchan, ok. Che prende scacciasfera, ma non ce ne frega niente. Adesso ti scacciamo noi. Ecco. Oh, quello non si mi salute. Pazienza. Direi onda calda di nuovo. Magari. Funziona. Ok. Trasfer velo. No, non lo voglio. Assolutamente no. Allora, aerosalto di nuovo. Ammazzalo. Dai. Oh, bravo. Perfetto. Sfera istante. No, grazie. Non ci serve. Perché a volte mi parte a... non so. E ancora con queste trottole. No, dai. Trottol trappola. O giro trappola, cos'era? Non lo so. Aerosalto. Perfetto. Che per ora non posso più usare. Vabbè, tanto gli elisir, se non altro. Boato, che neanche si può usare, tra l'altro. Ok, perfetto. Stavo quasi per farlo fuori io. Ciao e ciao. Ok. Breccia. Pensaci tu a questo. Niente. Ah, ok, ci riesce. Perfetto, Sceptile. Dai. Forza che siamo quasi da Regirock. No però. Madonna, quanto odio la confusione. Ma solo per Mystery Dungeon. Per il resto ci si raccava. Negli altri giochi, ecco. Muro di fumo. Ok. Cos'è questo? Seme sprint. Un seme che non ci serve a niente.
Oh, basta. Sceptile. Basta con sti semi, dai. Uno, due. Addio, Gulpin. Ed eccoci qua. No, prima c'è un rompipalle. Aio. Riprenditi. 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 No. Ha bisogno di aiuto. Ok, ce l'ha fatta senza di noi. Bene, allora andiamo solo al nostro. Ehi, aspetta. Tu che vuoi? Perfetto. Piano 15. Perfetto. Ed eccoci qua. Muro di fumo. Fendifoglia. Breccia Fossa. Aio, però. Mi sa che fra un po'. Ok, scherzavo. Ok, direi di prenderlo. Ho tutto pieno? Vabbè, mi mangio una mela, visto che mi sta venendo fame. Ciottolo. E piano 16. Perfetto. Ok, il 25° piano ci dovrebbe essere Re Jais. Ora, come nostro prossimo obiettivo. Ok, questo potrebbe dare problemi. La Poké Trappola che fa diventare strumenti. Cioè, fa diventare i nemici strumenti, no. Ok, scusate. Volevo dire fa diventare nemici gli strumenti non raccolti. Vediamo se ce la faccio sto giro. Geodude. Ai ai ai. Gruppo di tre che se ne va. Semifuoco. Elisir Max. Bevi. Che ti fa bene. Il che è anche vero poi. Allora, sfera panico. Cosa sarebbe? L'obiettivo si fa prendere dal panico. Vabbè, possiamo farne a meno. Allora, direi di. No, però questo. Ok, lui era ditto. Perfetto. Altra bacca cedro che mi mangio. Visto che posso. No, non lo. Ah, Sceptile, perché devi ammazzarlo anche se. Anche se è sveglio? Cioè, se. Cioè, perché devi svegliarlo anche se sta dormendo? Scusatemi. Oggi non escono parole giuste. Vabbè. Pace. Pace, veramente. Insomma. Ammazziamo questo qua, dai. Dai. Molto bene. Breccia. No, questo è un Noctowl. Cambio di musica. Host, scusate. La musica sarebbe quando uno canta, non quando. Non c'è suono, cioè non c'è voce, esatto.
Allora, a parte che sono confuso per l'ennesima volta, a parte un Boba Fett che voleva morire, e ciao anche a te Meditite. Vediamo di trovare le scale. Eccole qua, ma prima soldi e poi scale. Oi, 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 destino obbligato non mi piace per niente. Vediamo di curarci il nostro compagno. Ok. Piano 23. Ok, aero salto. Perfetto. Il nostro caro Boba Fett non ci fa niente. Molto bene, molto bene. Perché considerando che è un Uber, diciamo che è il più pericoloso di tutti, o almeno uno dei più temuti, specie in competitivo. Baccalieggia. E che se ne fa lui di una baccalieggia? Spiegatemelo. Vabbè, intanto Hypno ci dà un casino di esperienza. Non mi sono accorto se Regirock ci ha dato esperienza, però guarderò ora. Nel tuo caso, tipo Regice, se ce ne dai. Beh dai, direi di non curarmi adesso. Aio. Vabbè, peggio per lui. Allora, prendiamoci il nostro ghiacciolo. Non prima di aver... non so... svuotato da qualcosa la nostra bella... quanto odio questo coso qua, vacca di... Possibile che non ci sia una sacca fatta come si deve? Ma solo qui? Vabbè, è possibile a quanto pare. Forza! Prossimo in lista, Registeel al 35esimo piano. Intanto approfittiamone per farci un bel po' di esperienza e raccimolare molti soldi. Si parlava di tesori, ma mi sa che le teche si introdurranno in Esploratori del Tempo e del Cielo. Le due versioni che ho qui davanti ai miei occhi. Sì, perché io diciamo che conservo tutte le versioni in un contenitore apposta, se no perdo in giro le cose e non mi va affatto bene. Forza! Ammazzalo, Sceptile. So che puoi. Ecco, bravo. Semivorax. No, grazie, non lo voglio. Breccia. Dai. Fendifoglia. Perfetto. Triplo calcio. Mossa peculiare, appunto, del nostro Hitmon Top. Peculiare. Già, suona un po' strana come parola, però vabbè. Io la leggevo sempre su Central Wiki, quindi c'è, anche se è strana. Ok, Hitmon Top abbiamo scoperto avere 100 PS all'incirca, dovrebbero essere 100, va bene. Buono sapersi. Vabbè, consideriamo che la nostra... cioè, che questo dungeon ha una difficoltà crescente. Si parte dal facile al medio al difficile. Ah, una piccola cosa, ragazzi.
dal 36esimo piano in poi state attenti alla cronistoria, perché potreste vedere una cosa del tipo che c'è scritto, non so, Muse trasformazione. Ecco, a quello stateci attentissimi, mi raccomando. Allora, Elisir Max, siamo ben messi, dai. Ok, onda calda, breccia su di lui invece, breccia. Ok, allora, semi sprint, mela, no grazie, anzi sì. Mangio questa qui che è sul terreno, perché tanto così almeno non spreco le mie. Allora, 38 poké, perfetto. Ditto usa trasformazione, ok. Finché è lui che le usa, queste trasformazioni non me ne frega niente. Aio! Makuhita. Già. Ti avevamo già visto come proprietario del dojo. Ma devi essere anche qua, a quanto pare. Se no non sei contento, vero? Vabbè. Facciamo che sia così. Punto fine. Onda calda. Solo 4P esperienza. Di esperienza, scusate. Da parte di Sedinja. Un po' vergognoso, lo ammetto, però. Aio. Ha usato tutti i denti stretti e vuole far parte della nostra squadra di soccorso. Ma sì. Ma sì. Tanto non ho nessuno di tipo lotta, mi pare. Finora. Allurie. Onda calda. Perfetto. E se ne va. Se ne va. Allora, posso mollare il seme base ora? Se lo trovassi, magari. Eccoti qua. Finisce in acqua. Ok. Chi se ne frega? Non certo a me. Aerosalto. Bene. Combinatore. Anche se non ci serve a niente. Però. Sempre meglio averne uno, magari. Per altri compagni. Non per me, magari. Chissà. E c'è un simpatico Sedinja. Maledetto te, magi difesa. Già. Per chi non lo sa, magi difesa fa colpire solo da super efficace. E ce l'ha solo lui. Almeno da quello che so. Poi ditemi voi se ci sono altri che ce l'hanno come abilità nascosta. Allora, piano 32. Dai che sto un po' temporeggiando. Cosa che dovrei fare invece dopo? Adesso non dovrei preoccuparmene. Chissà perché lo sto facendo. Ok. 33. E siamo capitati sempre in posti vicini alle scale. Per fortuna, direi. Semifuoco. Ok. Piano 34. Allora. Onda calda. Ciao, ciao. Ah no, è vero, hanno grasso spesso questi qua. Oltre a denti stretti.
Sì, perché in Mystery Dungeon hanno tutte e due le abilità. È vero, è vero. Intanto direi di mettere come qui, non come tattiche, scusate. Usa mosse. Andiamo squadra. Andiamo. Ed eccoci qua. E Registeel è l'ultimo che ci rimane. Aio, aio, aio. Onda calda. Anche se lontano, nessuno ce lo impedisce. Ciottolo, ghiacciolo. Ah, è vero, devo dare un elisir a questo qui. Ovvero Sceptile. Tieni, mio caro amico. Ok, abbiamo acciaietto, ciottolo e anche il nostro bel ghiaccioletto. Quindi ciò significa che i pezzi si uniranno e insieme formano il Carillion. Ok, procediamo. E buona fortuna. Ragazzi, ho perso Sceptile. Quindi per adesso è la fine. Ritirata. Lo so, ho abbandonato l'esplorazione e non ho trovato Mew, però almeno vi ho fatto vedere il bel dungeon, oltre che il dungeon misterioso. Lunghissimo. Sì, vabbè, eccolo qua. Ok, ci sono anche altre cose, tipo missioni, eccetera, eccetera, però niente, non me ne frega niente. La parte 21, ragazzi, conclude qua. Spero vi sia piaciuta perché ci ho messo veramente molto molto impegno. Votate, commentate, iscrivetevi e attendete altre parti extra di Aftergame sul canale.